piacere, come ho chiesto prima, di venire un po' più avanti qua ai posti liberi. Almeno facciamo anche un po' quattro riprese, facciamo vedere che la sala è grande, che insomma un po' di rappresentanza da parte di tutti c'è. Quindi vi inviterei a venire più avanti, per piacere, grazie. William. Non siate timidi, dai. Se fosse andata lei via prima non parlare, che avessi da dire che mi chiamavi, se andate ancora al porto. Io dall'acqua sono un armatore, pescatore, come la maggior parte di voi. E siamo qui oggi per parlare con Francesco della legge 154, di quello che stiamo andando incontro. Allora mi è stato chiesto personalmente da Francesco, visto il 28 ottobre che Francesco ha fatto la riunione a Roma, dove un gruppo di noi ha partecipato, e lui dopo la riunione a Roma ha fatto un po' giro di tutte le marinerie più importanti d'Italia per portare avanti questo problema che ci è venuto fra coppa e collo, ma scusate se parlo qualche volta in dialetto, che ci è capitato fra la testa. L'ultima che ha voluto lasciare, ma non per ultima, è stata Chioggia. A Chioggia lui ha voluto dire: facciamo qualcosa di importante, facciamo vedere che ci siamo. Quindi oggi qua, io personalmente, visto che Francesco mi ha chiesto, Elio, insomma, organizza un po' tutto quanto tu, ho voluto personalmente invitare l'amministrazione comunale, con la nostra assessore della pesca, Patrizia Trappella, ho voluto invitare la nostra consigliera regionale, Erika Baldini, ho voluto invitare anche personalmente le forze politiche, quindi capogruppo delle forze politiche, benché ne vedo pochi sinceramente, comunque grazie a Beniamino per essere qua, Padovan, Commissione Pesca, Presidente della Commissione Pesca, grazie di essere qua, grazie anche alle altre assessore di essere qua, grazie, e a tutti voi, ripeto un'altra volta, grazie di essere qua. Non mi voglio prolungare di tanto, perché già cominciamo tardi, quindi voglio passare un attimo alla nostra assessora, dire due parole. Ringrazio anche attraverso l'assessora l'amministrazione comunale per averci messo a disposizione la sala, quindi siamo qua. Dopo mi ormai farò qualche intervento anch'io, lascio la parola adesso alla nostra assessora, grazie. Sì, buongiorno a tutti, sono Patrizia Trappella, assessore alla pesca della nuova amministrazione Ferro. Vi porto naturalmente i saluti del nostro sindaco Alessandro Ferro, che stamattina avrebbe voluto essere qui con noi, ha avuto degli impegni improrogabili proprio dell'ultima ora, e naturalmente saluto da parte di tutta l'amministrazione, che oggi è anche rappresentata dai capigruppo e dal presidente della nostra commissione pesca. Questa mattina innanzitutto splendida la location, grazie al presidente Francesco Caldaroni e naturalmente a Elio Dell'Acqua per questo importantissimo appuntamento legato a una che chiamiamo la novità legislativa in materia di pesca marittima, anche se novità proprio non è, perché risale ancora all'estate del 2016 e fa riferimento proprio a una svolta nella normativa in materia di sfruttamento delle risorse ittiche. Questa mattina naturalmente il presidente, molto più bravo di me, io mi sono documentata naturalmente sulla questione a partire dall'articolo 39, e naturalmente pone l'attenzione sulla quanto è importante e doveroso mantenere un punto, un focus sulla crisi del settore ittico. La giornata appunto è dedicata all'approfondimento in particolar modo del regime sanzionatorio, che naturalmente ha sostituito tutta quella parte normativa legata alla conseguente alla depenalizzazione dei molti reati in materia di pesca, e la vostra presenza questa mattina è manifestazione di quella rete, di quella squadra che appunto tutti voi oggi rappresentate, che è fondamentale per difendere il proprio lavoro. Anche la nostra amministrazione, ci tenevo a dirlo, si sta attivando attraverso tutta una serie di strumenti che naturalmente sono i tavoli azzurri tecnici e la consulta alla pesca, dove si tenta e speriamo si riesca ad arrivare alla realizzazione di
dar concretamente voce alle associazioni di categoria, agli operatori del settore, ma soprattutto ai pescatori del nostro territorio. Un ringraziamento naturalmente a chi questa mattina, nonostante le temperature, abbia fatto molta strada per venire, per raggiungere questo importante focus, questo momento di approfondimento. So che sono presenti dalla Puglia, dalla Sicilia, dalle Marche e naturalmente anche per noi limitrofi qui i nostri pescatori, amici delle zone della provincia di Rovigo e anche mi sembra di Ferrara con Goro, penso sia presente questa mattina, Porto Tolle. E naturalmente un saluto particolare anche agli amici della Croazia che questa mattina sono qui presenti in sala. Non vi rubo altro, passo la parola per un saluto anche da parte della nostra consigliere regionale, la dottoressa Erika Baldin, e vi auguro una buona prosecuzione e buon lavoro. Grazie a tutti quanti, grazie agli organizzatori e soprattutto a chi arriva da lontano. Sono onorata anch'io di ospitarvi in questa location, in questa città, che è un segno per noi molto importante di attenzione e di meritevolezza. Il tema un po' lo conosco perché sono stata presente anch'io alla manifestazione giù a Roma, insieme a dei pescatori. Qui ci siamo messi in una macchina in cinque, siamo scesi durante la notte, è stato un lungo tragitto per arrivare a Roma. Sarà mio compito e mia cura portare tutte le osservazioni che verranno fuori da questa giornata all'attenzione dell'assessore regionale alla pesca e fare in modo che anche la regione faccia un corso di ascolto e soprattutto per portare all'attenzione della politica romana tutte queste problematiche che riscontrate. Chiaramente il nostro impegno c'è tutto, la nostra volontà di ascoltarvi c'è e sappiamo che siete purtroppo una categoria bistrattata da molti anni e a tutti i livelli, quindi il nostro compito è esservi vicini sperando che l'unione faccia la forza, perché è importante che vi sia un'aggregazione tale a tutti i livelli e in maniera molto allargata, più possibile ampia, per cercare di portare con maggior forza le istanze presso chi poi deve prendere delle decisioni concrete. Vi ringrazio e non vi porto via ulteriore tempo perché la discussione sarà lunga, i temi da sviscerare sono importantissimi. Grazie. Sì, grazie. Prima di dare via alla riunione, che dopo lascio Francesco un po' parlare lui, mi sento di dire due parole sinceramente. Io Francesco l'ho conosciuto nel 2006 attraverso Roberto, che è il mio presidente del Consorzio Amatori Pescherecci di Chioggia. E di Francesco posso dire che secondo me è l'unico, sinceramente, l'unico pescatore che si sta mettendo davanti andando a sbattere contro muri, contro istituzioni, contro tutti, per portare avanti i nostri problemi, i nostri, i miei e anche i vostri. Da quello che so, e questo lo posso dire, Francesco non ha mai fatto niente per interesse personale. Io lo conosco, so di lui. Nel 2006, da quando che l'ho conosciuto, ho partecipato con lui a tante riunioni, con lui sono andato a Roma a protestare, con lui ho girato quasi tutta Italia insieme con Roberto, abbiamo girato tutta Italia per manifestare in tutte le marinerie quello che è il problema più grave che ci stanno, quello che ci sta nelle leggi europee, quelle che ci stanno veramente massacrando. Quindi posso dire una cosa sola di Francesco. Francesco per me è un grande, grazie. Grazie. Un ringraziamento particolare alla delegazione croata, senza che mi presento, io siamo Marineria Italia, noi siamo il problema. Marineria Italia è il problema che Roma oggi è. Noi abbiamo fatto la manifestazione del giorno 28 in cui chi dice che è riuscita, chi dice che non è riuscita, ma noi manifestiamo per rappresentare i diritti dei pescatori, perché cari pescatori, diritti voi non ce ne avete più. A differenza di anni fa che il pescatore era trattato come una persona che portava il prodotto fresco nelle tavole degli italiani o il prodotto fresco nelle tavole di chi apprezzava il pesce, oggi il pescatore è diventato una categoria da abbattere. Noi questo lo dicevamo già nel 2006-2007, quando abbiamo iniziato a fare le prime manifestazioni, i primi raggruppamenti, le prime sommosse.